Buon pomeriggio a tutti, ringrazio la Fondazione Ferrero per avermi offerto la possibilità di presentarvi i risultati della mia ricerca. Lo studio di cui mi sto occupando ultimamente riguarda la capacità di un componente dell'olio d'oliva, chiamato idrossitirosolo, di prevenire la neuroinfiammazione nella malattia di Alzheimer. La neuroinfiammazione è un evento cruciale che contribuisce sia all'insorgenza che alla progressione di questa patologia. Che cos'è la malattia di Alzheimer? È una malattia degenerativa ad esordio senile caratterizzata da un progressivo e irreversibile declino delle funzioni cognitive. L'Organizzazione Mondiale della Sanità l'ha definita una crisi sanitaria che deve essere affrontata con estrema urgenza, perché le stime indicano che ci sono circa 35 milioni di persone al mondo affette da Alzheimer, di cui circa 600.000 in Italia. Nel Piemonte, che è una delle regioni a più alta prevalenza di anziani, ci sono circa 50.000 persone affette da Alzheimer, numeri ahimè destinati a aumentare drammaticamente a causa del rapido invecchiamento della popolazione. L'impatto economico della patologia è elevato, soprattutto se si considerano le consistenti spese sanitarie assistenziali. Solo queste ultime in Italia si aggirano intorno ai 40 miliardi. No, non riesco a usare. Vabbè, a 40 miliardi di euro l'anno. Non so perché non funziona il cursore. Vabbè, non importa. Da che cosa è caratterizzata la malattia di Alzheimer? Il cervello di un paziente affetto da Alzheimer subisce una progressiva perdita del suo volume e del suo peso. Si assiste proprio ad un assottigliamento della corteccia cerebrale, ad una grave riduzione dell'ippocampo a causa della morte dei neuroni di queste due zone cerebrali che sono deputate alla memoria, al linguaggio, all'orientamento. La causa principale della morte di questi neuroni corticali e ippocampali risiede nel deposito di due proteine neurotossiche, la proteina beta-amiloide che si deposita soprattutto a livello extracellulare sotto forma di placche senili e la proteina tau iperfosforilata che si accumula a livello intracellulare sotto forma di grovigli neurofibrillari. Queste due lesioni sono già presenti nella malattia quando compaiono i primi sintomi. Quindi addirittura si è osservato che sono presenti già 10-20 anni prima della manifestazione della patologia. E questo fa sì che tutti i trial clinici di somministrazione di farmaci nella fase conclamata della patologia siano pressoché fallimentari. La malattia di Alzheimer è una malattia multifattoriale, cioè una molteplicità di fattori concorrono al suo sviluppo, l'età innanzitutto, infatti la prevalenza della malattia aumenta esponenzialmente dopo i 60 anni, il genere, nelle donne la malattia è due volte più frequente rispetto agli uomini. Ci sono anche dei fattori genetici che giocano un ruolo importante, anche se la forma familiare di Alzheimer rappresenta soltanto il 5% delle forme totali. Anche uno stile di vita poco sano, la sedentarietà o la scarsa attività fisica, una errata alimentazione, rappresenta un importante fattore di rischio. E poi alcune patologie importanti, quali il diabete, l'ipertensione e l'ipercolesterolemia. Ad oggi non esistono, ahimè, terapie efficaci per contrastare l'Alzheimer, non esistono cioè terapie patogenetiche in grado di arrestare la malattia, ma soltanto terapie sintomatiche in grado di alleviare, nella migliore delle ipotesi, i sintomi. Queste terapie sintomatiche si basano essenzialmente o sull'aumento dei livelli di un neurotrasmettitore, l'acetilcolina, che si è visto diminuire nella patologia, oppure sono mirate alla riduzione dei livelli delle due proteine neurotossiche che si accumulano, la beta-amiloide e la tau in forma iperfosforilata. Purtroppo la percentuale di pazienti che risponde a queste terapie è molto bassa, con risultati anche transitori. Per cui la ricerca scientifica ha intrapreso una nuova via, la via dell'impiego di sostanze d'azione antinfiammatoria e antiossidante, perché nella patologia di Alzheimer si è visto che stress ossidativo e di infiammazione rappresentano due fattori strettamente collegati alla neurodegenerazione. Infatti lo stress ossidativo
ossidativo, induce il rilascio di mediatori dell'infiammazione che contribuiscono alla formazione di placche senili e di grovigli neurofibrillari con conseguente morte cellulare. E a loro volta queste lesioni istopatologiche inducono una reazione infiammatoria, innescando così un circolo vizioso alla base della patologia. Quindi l'impiego di sostanze d'azione duplice, sia antiossidante che antinfiammatoria, si potrebbe rivelare molto promettente per la cura della malattia di Alzheimer. E i polifenoli rientrano proprio in questa grossa classe di sostanze naturali ad azione antiossidante e antinfiammatoria che sono presenti in una vasta gamma di frutta, di verdura, nel cacao, nell'olio. E proprio l'olio d'oliva contiene questo idrossitirosolo, che è un polifenolo a fortissima azione antinfiammatoria e antiossidante, candidato ultimamente come un potenziale nutraceutico per la prevenzione e il trattamento dell'Alzheimer. Numerosi studi rivelano il suo effetto benefico in modelli di Alzheimer. Esso è in grado di prevenire lo stress ossidativo, di contrastare la neurotossicità indotta dalla proteina beta-amiloide e di migliorare le funzioni cognitive, ma ad oggi non esistono studi riguardanti il suo effetto antinfiammatorio in modelli Alzheimer, per cui il nostro obiettivo è stato quello di valutare la sua potenziale capacità antinfiammatoria in un in vitro su cellule neuronali, inducendo una risposta, dicendo una risposta infiammatoria, impiegando una miscela di composti di ossidazione del colesterolo, noti come ossisteroli, che ha già precedentemente illustrato il mio collega, che si accumulano nel cervello durante la progressione della malattia. Infatti nel nostro laboratorio abbiamo dimostrato su campioni autoptici di corteccia cerebrale di pazienti affetti da Alzheimer fornitici dall'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano che è osservabile un aumento dei livelli degli ossisteroli col progredire della malattia. Quasi tutti gli ossisteroli, vedete il 27, il 25 idrossicolesterolo, il 7 alfa, 7 beta, 7 cheto, aumentano in maniera significativa con la progressione della malattia, tranne il 24 idrossicolesterolo che poi in successivi studi abbiamo verificato esplicare un'azione neuroprotettiva, in quanto è implicato nella degradazione della proteina tau iperfosforilata. E abbiamo correlato in questo studio i livelli di ossisteroli ai marker di neuroinfiammazione, quali interleuchina 1 beta, 6, 8 e alcuni è anche correlato alla riduzione dei livelli di una enzima, di una proteina chiamata sirtuina 1 che esplica una potente azione antinfiammatoria. Per cui abbiamo trattato delle cellule neuronali, in particolare cellule di neuroblastoma umano SKNBE, con una miscela di ossisteroli compatibile con quella rilevata nei campioni autoptici di corteccia cerebrale di pazienti affetti da Alzheimer, in presenza o meno di idrossitirosolo. E abbiamo osservato che la miscela di ossisteroli induce in maniera significativa l'espressione di mediatori dell'infiammazione quali interleuchina 1 beta, 6, 8, TNF-alfa, MCP1 e interferon gamma. Ed il pretrattamento con l'idrossitirosolo previene in maniera significativa tale induzione. Il risultato analogo lo abbiamo registrato valutando i livelli proteici delle stesse molecole infiammatorie e anche in questo caso la miscela di ossisteroli induce un marcato aumento del rilascio di queste molecole infiammatorie nel medium di coltura e tale aumento viene prevenuto dal pretrattamento con l'idrossitirosolo. Quindi una volta osservata, appurata l'azione antinfiammatoria dell'idrossitirosolo, ora ci stiamo focalizzando sull'analisi dei meccanismi molecolari attraverso i quali esso esplica questa azione. In particolare stiamo valutando come l'idrossitirosolo sia in grado di modulare i livelli di questo enzima sirtuina 1 che è implicato nella soppressione della risposta infiammatoria. Essa è una deacetilasi che tramite deacetilazione
va a attivare il recettore nucleare LXR o inibire il fattore di trascrizione NFKB sopprimendo la risposta infiammatoria. Abbiamo osservato che trattando le cellule con l'idrossitirosolo, questo è in grado di indurre sia l'espressione sia la sintesi di SIRT1, valutata sia mediante Western blotting che mediante immunofluorescenza. Quindi i risultati ottenuti preliminari confermano la capacità dell'idrossitirosolo di proteggere le cellule neuronali dall'effetto proinfiammatorio indotto dagli ossisteroli, presumibilmente attraverso l'attivazione dell'asse antinfiammatorio mediato dalla sirtuina 1. Infatti attualmente stiamo analizzando proprio l'attivazione di SIRT in termini di attivazione del recettore LXR e di inibizione del fattore di trascrizione NFKB. Una volta appurata l'azione neuroprotettiva del drossitirosolo in vitro, il nostro scopo sarà quello di valutare la sua azione in vivo, somministrandolo a topi triple transgenici che sviluppano la malattia di Alzheimer attraverso una somministrazione a livello intranasale, inglobato in nanoparticelle biocompatibili ingegnerizzate ad hoc, in modo tale da garantire un'elevata biodisponibilità in vivo di questo polifenolo, che ha, come tutti i polifenoli, la limitazione di avere una scarsa biodisponibilità in vivo. Questo al fine di convalidare l'uso dell'idrossitirosolo come un efficace nutraceutico per il trattamento e la prevenzione della malattia. Un grazie a voi tutti per l'attenzione.